ricordandovi che ha 5 minuti di tempo per replicare e ricordandovi, vista le motivazioni della sospensione, di essere un poco più equilibrato. Prego, consigliere Russo. Data la cavalosità di questo Consiglio Comunale, credo che questo Presidente Fiscio, non lo fa la differenza di quello che dici tu nel tempo, è una persona che riesce invece in maniera trasversale a mantenere comunque gli animi caldi. Io rispondo per fatto personale e quindi farò una breve rassegna rispetto alle cose che mi hanno sfiorato dalle persone che mi hanno preceduto. Io dico, vedi Andrea Cavano, tu mi hai insegnato, perché ognuno di noi ha insegnato qualcosa a qualcuno, quando sedevi in questi banchi del Partito Socialista all'opposizione oggi, perché anche all'opposizione sei stato. Consigliere Cavano. Continui a dire, spero che non arrivi a dire di spacco la faccia come ha detto Enzo Ramante, ma secondo me poi eventualmente replichi attraverso mezzo che è il microfono. Vedi, tu mi hai insegnato a dire che chi urla è perché sgrando lo presente. I miei interventi di oggi, come quelli della sparuta opposizione formata da Pasquale Fucci, Pino Basso, Luisa Mano, Mariano Marino e il sottoscritto con Danna, sono finalizzate a dare voce a cittadini di Casoli che comunque sanno bene che fare delle assunzioni ad persona senza concertazione sindacale non rappresenta un mezzo per risolvere i problemi di questa città. Vedi Cavano, se dopo 2 anni e mezzo di governo, questo è il risultato, fare delle assunzioni che sono pari a un piccolo frutto rispetto a quella marea dei problemi di questa gente, poi per voi apparire un calmiere, tutto questo non lo è. E lo dimostreranno le urne, lo dimostreranno i fatti, lo dimostrerà questa popolazione. Io intanto, Presidente, chiedo anche perdono per i toni troppo forti usati, ma non ho usato parolacce, non ho usato termini illegittimi e suscettibili di querela. Mi sono difeso rispetto a quelle che sono delle minacce fuori microfono. Così dico a te, Enzo Ramagna. Beh, io non ho nulla di personale nei tuoi confronti, ma ancora una volta ti dico con serenità, perché è un sentimento sentito in tutta la comunità casoleana. Non ti puoi. Prego? Si avvia le conclusioni. Non ti puoi assurgere a demagogo o comunque risolutore dei problemi nelle tue condizioni. E poi abbiamo un consiglio comunale. Così come dico a me il mio dovere. Io ero nelle file di una maggioranza eletto per la prima volta consigliere comunale a fare scuola di partito. E questo dico a Gennaro Casolato. Il partito ha creato attraverso la sua scuola grossi mali nuovi e persone alle quali piace studiare. È fuori termine, consigliere Russo, aiutami a intervenire. Sì, un attimo, ho concluso. E non devi rimanere, ci sono passati 5 minuti. Sì, sto concludendo. Prego. Lascio la parola a chi si è prenotato per seguire l'intervento, dicendo al sindaco, invitando nuovamente al sindaco a rivedere bene il metodo per operare nei confronti dei disoccupati, perché fare risolvere dei problemi ad una singola persona non ci porterà completamente a nulla, solo ad un aumento delle tensioni sociali. Grazie consigliere.